Coraggiosi questi fighters che dopo questa batosta vengono a fare l'intervista. Questa batosta, amen, perché dovevamo perdere, abbiamo giocato molto peggio di loro. Loro erano molto più bravi, hanno fatto questi più tanti altri gol, tutti uguali. Sono forti questi Soccanenti. Sono forti, sono meglio dei Sporting Mania? No, quelli l'anno scorso, gli a cavallo. Gli a cavallo? Sì, perché si giocano proprio bene. Cioè non abbiamo fatto 0,2. Ah, abbiamo fatto 0,2, c'è proprio il migliore in campo qua, picciotto. Ah, allora, quindi partita non morente, ci salviamo per questo 0-2. Sconfitta meno amara, diciamo, non tanto amara. Mai visto in una partita di calcetto, giuro, gioco da tanto tempo. Non ho mai visto due rigori, due autogol. Tutte queste 7 gol tutti uguali, vabbè, abbiamo preso mazzate, fine. Complimenti a loro, amen. Buona Pasqua Sassana. Credo che comunque siete sempre nella zona playoff, nonostante questa sconfitta. Speriamo, noi non dobbiamo vincere contro di loro. Noi non, con loro dovevamo fare punti, abbiamo fatto 0-2 punti, tu non passai su un'intervista. Quindi sono punti guadagnati. Gli altri, poi quando giocheremo contro gli altri non riusciamo a fare. Quindi il migliore di voi che è stato Fenech per la tripletta? Ha salvato la faccia, io cioè posso andarmi a seppellire. Ho capito, adesso sono le vacanze pasquali, mi raccomando non appanzatevi. Quando ci rivediamo? Ci rivedremo il 17 aprile e avrete i rianchi a bra, attraverserò tosto più o meno come i Soccer Angels. Vabbè, Bucci me ne fa 15 allora, vabbè. Aia. Amen. Speriamo di potercela almeno a fare altri 0-5, 0-2, vediamo. Comunque c'è tanto tempo per pensare, possiamo per studiare meglio l'avversario. Ragazzi, buona Pasqua, ci vediamo venerdì 17. Ciao. Soccer Rangers, grande vittoria, che succede? Dai, perché la vittoria fa ridere, no? Mi fa sorridere. Dai. Sventola qua delle bandiere. Allora, raccontateci questa vittoria senza problemi. Narratore con il primo. No, beh, partita oggi facile, abbastanza semplice. Quindi posso passare. La prima volta che ho guardato un portiere normale. Dov'è? Non scasso, ma normale. Delisi. Sì, che prima incontravo sempre portieri allucinanti. E niente, c'è da dire, 15-4, quindi una buona partita. Non ci siamo anche impegnati molto. Quanti gol avete fatto voi personali? Ferrara, tu quanti gol hai fatto? Io 3, Ferrara 3, Cicero 3. No, Cicero, vabbè. Cicero, vabbè. Io 6. Intendevo tripletti. Potevate far segnare anche terzi. Terzo, ci abbiamo pensato. Ha fatto un gol forse. Forse il terzo un po'. Arrivederci. Comunque, è migliore in campo che stato di voi? Di Via? Qua c'è una riappacificazione forse tra i due, perché c'erano stati i distorti, quindi. Adesso ci sono le vacanze pasquali, ma dopo ci saranno gli Sporting Mania, perché avete un conto in sospeso. Ah, scandalosi! Speriamo molti giorni. Vi volete vendicare, no? Speriamo molti giorni dopo Pasquetta, perché l'aspetta sarà un po' schifo. Poi mi raccomando, non appanzatevi. Anche questo riposo ci vuole per recuperare gli acciacchi, tutto miei che mi sento un sessantenne, però sono rotto, quindi. Ho capito, va bene ragazzi, complimenti e buona Pasqua. Ciao.